All'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Scena ieri sera a Rocca Piemonte ben 9 argomenti, tra gli altri gli atti di indirizzo sulla gestione del servizio igiene urbana e il voto sulla ricapitalizzazione del CSTP, ma fatalmente l'attenzione di tutti si è spostata su tema tutti politici, con il sindaco Pascarelli che smentisce la crisi interna alla sua maggioranza e l'opposizione che invece incalza sul tema. Credo che è soltanto una pausa di riflessione. Non c'è nessun problema. Sì. L'assessore Fimiani non se n'è andato sbattendo la porta, ha chiesto una pausa di riflessione e intende anche più di prima collaborare con questa amministrazione. Per quali motivi la pausa di riflessione non si ritrova? No, si ritrova perfettamente. A volte quando si vive con molta intensità la propria partecipazione, il proprio contributo, può venire il momento in cui è bene fermarsi un attimo. Si somatizzano troppo i problemi e quindi c'è bisogno di una pausa di riflessione. Sì, questo succede solo alle persone per bene. Io non ho mai dubbi, assolutamente. Con il vice sindaco è rientrato tutto. Ove mai ci sia stato qualche problema. Un problema vecchissimo, per carità, no, assolutamente. Quindi lei è sereno. Tranquillissimo. Ci sono dimissioni a catena su questa amministrazione. Dopo le dimissioni del vice sindaco un paio di mesi fa, oggi si è dimesso nei giorni scorsi l'assessore, qualcosa c'è che non va. Noi siamo qui, chiederemo spiegazioni di questa crisi, di questa ulteriore crisi politica che non depone bene per il lavoro che deve fare questa amministrazione, cose abbastanza prevedibili perché c'è un po' di fibrillazione sicuramente in maggioranza, i problemi sono tanti e in questo momento sicuramente le dimissioni del professore Fimiani sono un segnale sicuramente da cogliere. Le pause di riflessione sono importanti, speriamo che l'assessore Fimiani rifletta bene perché il futuro di questo paese è importante. Noi abbiamo messo basi perché l'amministrazione possa fare cose importanti, ma anche fondamentalmente siamo qui per dimostrare che oggi amministrare non è facile, amministrare i comuni non è facile, quindi chi oggi riveste loro deve prendersi anche la responsabilità.